no, ci vuole di giorno, di sera, di pomeriggio, non lo sappiamo, comunque di c'è di notte, può darsi giusto. Comunque ciao, avete visto che c'è Davide di nuovo? E fai altri video con Davide, e ancora vogliamo Davide, e fai tornare Davide, allora Davide ce lo siamo ripresi, che purtroppo deve partire a breve, no? Ma sì, un'altra settimana almeno. E quindi niente, abbiamo deciso di fare questo video, però vogliamo fare una cosa un pochino più easy, più tranquilla, più godereccia. E infatti rischieremo anche l'ubriacatura in diretta, si dice? Non proprio in diretta, perché siamo entrambi a stemi. A stemi. E abbiamo comprato la birra. Come avrete capito dal titolo, quindi io la suspense non la posso fare mai. È un video di assaggi. Abbiamo comprato, siamo andati da Tiger. Abbiamo svaligiato Tiger praticamente. Abbiamo preso degli snack, quelli che ci sembravano più particolari, più carini, più diversi dal solito, e li vogliamo assaggiare insieme. Ci siamo muniti di forbici, bicchieri, carta, acqua e bevande varie, e cominciamo subito, altrimenti diventiamo troppo lunghi. Scegli tu il primo. Ecco questo, perché lui aveva bloccato il primo. Allora, che cos'è? Allora, potato chips with sour cream. Sarà pannacina, saranno le famose patatine alla pannacina, di cui ho tanto sentito parlare, tra l'altro, e volevo. Dovremmo trovare la scritta in italiano. Chips di patata al gusto crema fragica. E cipolla. Mamma mia, non cominciamo male. Ci ho detto che sarà la crema fragica e cipolla. Quindi. Stai scoppiando. Vabbè, dai, non dire che hai paura. No, stavo guardando l'aspetto. Uno, due. Vabbè, sono un po' rustiche. A me piace. Sì, sono vedi un po' di buccia. Di buccia? Sì, questa qua. Cos'è questa? Boh, a me sembrano bruciate. Ah, buona, 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 buona,
buone. Una patatina sul computer. La buttiamo a terra, tanto dopo passiamo la aspirapolvere oppure facciamo i condomini. Va bene. Continuiamo con le patatine? Sì, aprirete questa volta. Allora, tortilla chips, cheese. Allora, io ragazze sono pure diventata orba più che mai. Che cosa sono? Chips di mais al formaggio. Saranno tipo i Fonsis. No, saranno quelle, cioè tortiglia, cioè quelle di segno. Vediamo, ah, quindi vanno mangiato di quelle assassine queste. Potrebbe essere, andate, però vediamo. Cosa? L'odore. L'odore non è dei migliori, però. Vabbè, inizio io. Ragazzi, il finale non è male. Però... aspetta, sembrano... vabbè, il finale non è male, però ce le stiamo mangiando. Aspetta, sembrano... sembrano... ah, non lo so che le ho già! Fonsis sembrano, infatti. Però tipo un retro gusto di Fonsis, ma molto più... cartose, vero? Asciutte, no. Corretto. No, no. A me non piace. 5, no, non le comprerei, no. Non le 3. 5, 4, dai. Somma. Allora, continuiamo con questi. Di questi. Non sei a fuoco. Come no? Ok, siamo a fuoco? Non lo so perché io non sembro a fuoco e Davide sì, però perché. Che ne frega, non potete capire quello che sto combinando a terra. La vendemmia delle patatine. Tarallini snack.
We are crunchy Italians. Al peperoncino e aglio. Oddio mio, non avevo visto l'aglio. Tu lo digerisci l'aglio? Mangio. Speriamo non si senta. Allora, infatti, snack di frumento salati italiani. Con aglio e peperoncino. Comprateli degli snack senza sapere gli ingredienti. Comunque, senza leggere. Comunque carinissima, carinissima la confezione, sì. Vero? L'abbiamo preso apposta perché è rosa, tipo il caso lucido. Vabbè, assaggiamo. Questo dovrei scoprirlo, tu mi sono dimenticato, va bene. No, non scoprire più niente. Magari mi hai sentito il sapore, devo perdere anni. Vero. Non si. Mazza come picca. Picca tanto. L'aglio non si sente, no? No, non lo digerirò per 4 giorni. Però anche il carallo non è. No, gusto, invece però. Se dopo. Se lo sapore dopo, tipo dopo 2 ore che lo passi. Dopo 2 ore di aria, non ti sto piccando. Non è male però questo. Tantissimo, perché no? Questo è buono. No, questo gli do un 7 io. 7. Non è male. Vuoi un altro? No. Non è male, vuoi altro no? Direi di stentare con una birretta. Andiamo in diretta. Allora, le bibite le ha portate Davide. Mi ha detto faccio io, porto delle bibite strane. La prima che ha portato è questa Carinzia Radler. Carinzia, al limone, sarebbe una birra al limone. Allora apri tu, se la butti addosso, se ti schizzi addosso un birra, se me la butti addosso a me. Allora, bevanda base di 50% di birra più 50% di limonata. Ok. Senza robe artificiali, che dolci di caldo. Vediamo. Attenzione quando l'apri che l'abbiamo sguazzata. Ho paura. Ok, cinci. Mazza, sembra proprio birra però. Salute. Comunque. Salute. Ma che facciamo? Le stesse mosse della battuta? Buona! Sì, però sembra... non sembra il birra. Una limonata. Tra l'altro pure mi metto tanto per il tanto. Si ubriacarono. Vabbè, non è male. Oddio, non è proprio... Sì, sei... Poco frizzante. Non sembra una birra... Sembra birra annacquata, al gusto di limone, vero? Però non è male. Se non ha... Secondo me dovrebbe essere un po' più fredda. E un po' con percentuale più alcolica. Anche più frizzante, non è. A me è già mi ha dato la testa questo 2%, però... Non è male. No, no, che voto? 6. Anche 7. 6, io 6. Torniamo di nuovo alle cose... Io non so perché non sono a fuoco, però vogliatemi bere lo stesso. Tu intanto controlla se sì, li... Sì, sì, che numeretti vanno avanti. Ah, allora, comincio a assaggiare qualcosa di dolce. Io questi qua, a onor del vero, devo dire, li ho assaggiati con grazia. In un video precedente di assaggi che vi metto qui, così ve l'ho andata a guardare. E mentre stavamo cercando questi snack, ho chiesto a lui se li conoscesse, ha detto di noi, ho detto questi li devi assaggiare, allora l'abbiamo preso. Perciò li faccio assaggiare a lui e io per solidarietà me ne mangio una, così mi dici cosa pensi. Ah, diciamo cosa sono, dillo tu. Allora, banana chips, banana in pezzi, fritta, zucchero, colore di cocco. Assaggio, a me piace, cos'è già? Ti piace? Buona? Sì, è come mangiare una banana, croccante. Fritta. Sembra un po' un cibo giapponese. Tu lo mangi in giapponese, no? Sì. Non so. Quindi praticamente sono sì, delle banane, la banana normale, con fuori una pastella fritta, buona. L'hai mangiata là? Lo ricordo un po'. Si trova sì. Comunque sì. Lo ricordo un po'. Sì? Quindi ti piace? Mi piace, sì. Io ti avevo dato ancora un set a questo. Neanche 8. 8? Sì, perché sono. Si sento bene il gusto della banana, non sono neanche tanto oleose. Ok, questo te ricordo le volte allora così. No, sì. Continuiamo, che ci mangiamo? Che ci mangiamo? Abbiamo quasi finito comunque, visto? Allora, assaggiamo questi qua, questi mi ha detto Davide, prendiamoli e sono dei chili peanut mix, quindi un mix di noccioline sì. Piccanti. Esatto. Sono che mix esclusivo. Sono noccioline normali e quelle piccanti, io ho assaggiato quelle piccanti. Ah, quindi perché ci sono anche nella versione solo pallina okay. Piccante. L'odore è buono, vabbè, le noccioline sono buone. Allora, io assaggio questa cosa arancione, perché è la cosa che mi sembra più strana. Assaggio anche la nocciolina.
Ti è partito un dente? Buono. Queste sono accusiate. Scusa. Non mangio, basta, portamele via. Veramente, mamma mia. Buone, però io sono a dieta. Quindi te le porti tutte quelle queste. Io ti do 9. 9? Mazza, ti sono piaciute io. Io mi stavo buttando la birra addosso sempre, io mi mantengo bassa perché devo trovare qualcosa che fa il boom. La biretta? Brutto libero no. Allora. Ma anche no. Passiamo. Allora, ultimo snack salato. E anche questo ci ha, descrivilo tu, ci ha attirati tantissimo perché? Orient snack. Perché non si capisce cosa ci sia dentro. No, è inutile perché non lo metto a poco. Sono un mix di snack. Ci sono delle uova. Di tipo delle uova di... Di dinosauro, vero? Vai, prenditi un uovo. Cioè sia verde che rosso. Ma che cos'è? Mangiamo senza sapere cosa cavolo sia. Boh. Moriremo? A me piace. Buono, ma non... Ma sono tipo un riso soffiato. Sì, ma... Buoni! Non capisco cosa sia. Qual hai mangiato tu? Io il uovo... L'uovo verde. Mi piacciono questi. Io ho chiesto il 9. Aspetta, volevo che si stessa, no? Per trovo, ecco. Buonissimi. Questi qua vi consiglio assai, ragazze. Orient Snacks. Allora, direi di farci di nuovo la bocca con un'altra bibita che ha scelto Davide. E allora, assaggiamo questa bibita. Adesso vi faccio vedere. Perché la birra mi comincia a dare la testa. Allora. E allora? Cambiamo. E abbiamo preso, anzi ha preso Davide questa bibita qui di Viviland alla fragola. Ok. Apro io stavolta. Vediamo un po'. Mazza che odore, senti? Sì! La fragola, anche il colore è fragolosissimo. A te piace la fragola, ne sì. Dico. Sì. Sì. Anche per mia madre. Non so chi sia entrato nel frattempo mentre noi sbivacchiamo qua. Chi è? A risalute. Sono bravo. Buono, buonissimo, zucchero alla fragola. Buono, non l'avevo mai assaggiato, molto dissetante anche. Magari congelando si potrebbe fare tipo una granitina. Un ghiacciolo. Sì. Benissimo, adesso che ci siamo rifatti la bocca direi di passare al dolce. Abbiamo preso questo perché ci incuriosiva il fatto che fossero wafers con cioccolato fondente. Nero fondente. Vediamo, poi è bellissima la confezione. Troppo carina. Io sono qua, la volevo sempre scalza. Fa caldo. Così sono. Carina. La confezione è questa qui. Stiamo facendo un mix nello stomaco esplosivo. Mamma mia. Comunque esploderemo. Allora. Cioccolato fondente. Sono proprio sottili così, tipo gli after hour. Li conosci gli after hour? Buonissimi. Io ho preso l'imitazione da Tiger, ma non me ne ho piaciuto tantissimo. Non è male. Io non sono un grande amante di cioccolato. Nero, però chi piace trovo sia buono, bello intenso, sì. Penso tanto, poi anche il wafer è il croccante, sì, ma non è neanche troppo, no, basta, non è neanche troppo si sente giusto, ma c'è cioè una non è proprio perfetto. Buoni. Sette, vabbè, sono buoni, però trovo che il cioccolato di Tiger sia troppo finto. Stucchevole, non lo so, utilizzo questo termine di nuovo, oggi mi viene questo termine qui, tipo che è stanca, non lo so, perché anche negli after hour che avevo provato, dopo averli cercati per anni, li ho trovati da Tiger, li ho presi, ma mi stancavo, ne mangiavo uno e non ne volevo più. Strano perché io li adoro, quindi sono giunta alla conclusione che è proprio il cioccolato che è troppo pesante, non lo so. Allora, beviamo acqua o vuoi succo di fragola? Acqua, porto 9.
per questo. Cosa l'ha voluto lui? L'ha voluto lui e ha comprato le caramelle frizzantine. Sono caramelle frizzanti, queste qua così. E noi le abbiamo prese proprio perché volevamo vedere se frizzavano. Acide. Che vuol dire acide? Che senso? Acido in che senso? Perdone. Allora, zucchero, sciroppo di glucosio, regolare. Acido? Acido! Ma quello per il gabinetto? Quello di no. Dopo, tagliamo la testa al toro, anzi tagliamo la confezione delle caramelle. Voilà! Allora, io prendo, per rimanere in tema. Dunque, io prendo questa verde, vediamo. Tutto. Frizza? No. Frizza? Ma proprio. Perché ci dobbiamo mangiare l'acido muriatico senza alcun frizzicarello? Frizza dopo? Dentro. Dopo che tiro più il dente. Sì, però non. È una caramella che frizza dentro. Però. Sei. È un gasolio. Bene! Ti sto stordendo con questo battito di mano. Bene! Con la caramella in bocca, questo video si conclude. Fateci sapere se vi piacciono anche questo genere di video in coppia, che eventualmente riproponiamo anche questo, anche perché poi vorremmo cercare di trovare, anche perché lui è a Roma, magari quando torna la prossima volta va al supermercato americano. Chissà cosa troverà. E porterà chissà che cosa, ci porterà. Chissà che cosa assaggeremo nel futuro, nostro prossimo venturo. Quindi noi vi salutiamo qui e andiamo a berci un bel po' d'acqua e un caffè, soprattutto il bel santo, stran, e la birra, caffè. Io, come ricordo di questo video, regalo a Davide questo, lecca, vi ricordo di questo video bellissimo che abbiamo fatto per voi, come dice Barbara D'Urso? Col cuore. Come? Non lo so fare, mi dicono che essendo proprio Barbara D'Urso queste luci, no, io non lo so fare, quindi com'è che facciamo? Cuore. Ok, detto questo, veramente vi salutiamo. Se vi va iscrivetevi al canale, vi raccomando, perché più siamo meglio è, mi fa sempre piacere. Pollice in su se vi è piaciuto questo video e com'è, ci vediamo alla prossima puntata. Non si sa perché ora se ne va davvero, no!